Ciao di grattini, ciao di grattini, eccomi qua di nuovo. Oggi ho voglia di fare video, quindi mi vedete assolutamente vestita come il video precedente. Questo sarà il video cosa c'è nella mia cartella che mi avete richiesto e adesso ve lo registro. La mia cartella è un Ispac viola, che è rimasto lo stesso di anni fa, cioè sempre lui. E niente, quindi oggi vi mostro tutto quello che c'è nella mia cartella per la prima settimana, perché è appena passata la prima settimana, quindi così. E niente, iniziamo dentro la tasca piccola, perché è quella più piena, diciamo così. Ho detto diciamo così 7 volte più o meno, però va bene. Allora, dentro la tasca piccola ho questo, che è un contenitore in realtà per telefoni, rosa, dove dentro metto le mie chiavi di casa, perché è assolutamente essenziale, se no le perdo. Poi, questo che è il mio portamonete, troppo carino, c'è un sole che è assurdo. E questo portamonete della Santoro, e io veramente lo amo, un portamonete bellissimo, cioè lo adoro. Dentro ci metto tranquillamente tutte le monetine per le macchinette. Poi la mia droga momentanea, che sono questi qua, che sono adesso in questo momento, come, non lo so, sono buonissimi, che sono le Tic Tac con i Minion. Io prendo sempre Bob, come vedete, e li finisco sempre a scuola perché sono buonissimi, hanno il gusto di banana e comunque hanno tutte le faccine dei Minion. Adesso sono finiti, se no ve li farei vedere, però fidatevi, sono bellissime, io li amo, sono le caramelle più buone al mondo, tutte Tic Tac. Poi abbiamo queste altre caramelle alla menta, queste sono le attese mia madre al lavoro e sono semplicissime alla menta. Poi abbiamo i fazzoletti, che questi profumano di menta, sono buonissimi e sono della Soft Dream. Abbiamo anche le mie cuffie, che sono verdi, ce l'ho anche rosa perché mi sto fissando con le cuffie colorate. E il mio rossetto preferito, che metto dentro perché comunque lo devo ripassare, eccolo qua. E vabbè, mi piace una cifra, è della Essence e lo sto amando, è il numero 14, che adesso non si vedrà nulla. Però sì, è il numero 14, io veramente lo amo, guardate che bello, è veramente un colore che, non lo so, è stupendo. E quindi queste sono tutte le cosine che ho dentro, anche delle monetine sparse, ma poche, perché ho praticamente, vabbè, poi metto anche il telefono comunque. Stavo dicendo che ho praticamente le monetine sparse, perché sì, io ho il portamonete, ma non mi piace metterle lì le monetine, devono essere sparse nello zaino perché sennò non siamo contenti. Poi nella tasca grande ho ovviamente l'astuccio, che è questo dei pannini della Ispac con tutti i pannini. E dentro vi faccio vedere velocementissimo cosa ho. Ho una calcolatrice che ho preso dai cinesi, un evidenziatore della Faber-Castell arancione, uno verde, uno rosa e uno giallo. Questi sono tutti i miei evidenziatori. Questo temperino della Faber-Castell rosa, delle Bic di tutti i colori possibili e immaginabili, cioè sono tutte qua. Poi abbiamo questo stupendo bianchetto della Bic, le matite, che sono una cifra e tutte bellissime, e la gomma, che è della Faber-Castell anche lei. E poi niente, è vuoto, devo ancora continuare a metterci qualcosina. Comunque sì, questo è il contenuto del mio bellissimo, bellissimo astuccino. Poi abbiamo... mi si è tolto un tappo, che brutta cosa. Dove sei tappo? Trovalo. Poi, dopo il mio astuccio bellissimo, abbiamo il diario, che finalmente sono riuscita a personalizzare, cioè il mio amico Emanuele, il disturbatore, è riuscito a personalizzarmi ed è bellissimo, mi piace troppo come è venuto, che è un semplice BU giallo, che con la luce orrenda si vede poco, e niente, un semplicissimo BU di quelli piccolini e gialli, ed è praticamente, adesso zoom così vedete bene. Queste sono tutte le cosine che ho messo, che sono una corona perché sì, sta a simboleggiare, no, la mia passione di quando ero piccola, ovvero le principesse e tutte queste cose. Believe, perché è una frase che mi somiglia molto, vuol dire credi, credere, quindi è stupenda. Poi qua c'è l'infinito con le rondini, che è veramente bellissima. La nota di violino, sì, ciao. La chiave di violino perché amo la musica, come credo tutti gli adolescenti normali. E qua c'è scritto dance perché, vabbè, lo sapete, la mia passione per la danza. L'anguria perché amo l'estate. Dream come true perché comunque è una frase troppo bella. Favij perché è Favij. Il logo di YouTube, sì, ho messo anche voi. Qua ho scritto friend is life con un sole. E il simbolo dei doni della morte, perché assolutamente ci deve essere qualcosa da Harry Potter, e qui smile. Ed è veramente carino, mi piace troppo come è avvenuto.
quindi sì, grazie Lele, io ti adoro, sappilo. E niente, poi ho questo che è il quaderno di inglese, carinissimo, sì, bello proprio. Poi questo che è diventato il quaderno, sì, lo so che mi interessa, di storia, geostoria, non lo so. Poi abbiamo il libro di inglese dell'anno scorso perché dobbiamo finire di completarlo, poi ci sono gli esercizi che abbiamo avuto alle vacanze. Poi abbiamo questo quaderno carinissimo di latino. Questo che è il quaderno di matematica invece. E infine, sì, il libro poco rovinato di latino, con dentro anche questo stupendo foglio con tutte le analisi logiche che dovevamo fare. Quindi queste sono tutte le cosine che avevo nel mio zaino, diciamo, per la prima settimana, perché comunque sì, questa è la seconda, però vi ho fatto vedere un po' cosa ho portato proprio per l'inizio in scuola. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grossissimo bacio e niente, ciao!